L'Inter, dopo la sconfitta subita dalla Juventus, voleva dimostrare di essere ancora una delle principali protagoniste del campionato e per questo doveva battere il Bologna, che senza Eneas è sembrato piuttosto opaco in attacco. Berselini aveva chiesto più coraggio ai suoi e per questo i nerazzurri sono partiti subito in avanti e sono andati a rete su calcio d'angolo di Proasca. Ma Ciulli ha annullato per fallo sul portiere. Se ne occuperà la Moviola per stabilire se c'era questo fallo o se la palla è sfuggita a Zinetti. Gli emiliani hanno giocato di rimessa, sempre pronti ad andare in avanti in contropiede. Qui è Benedetti ad impegnare Bordeaux. Nella ripresa l'Inter ancora in avanti. Caso è atterrato in piena area di rigore da Vullo. Ciulli decreta la massima punizione. Sarà incaricato del tiro Altobelli. Zinetti intuisce, si butta e para. Si accende una mischia, al termine della quale Oriali insacca, ma l'arbitro annulla per carica al portiere. Finalmente arriva il gol valido, quello della vittoria. Canucci mette in mezzo all'area ed è molto bravo Altobelli ad insaccare in tuffo di testa. L'Inter guadagna i due punti, ma certamente non ha risolto tutti i suoi problemi.